Pensavate che ci fossimo dimenticati di questa merda? Sciocchi. Magari. Dunque, Paco, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla città dove cade la cocaina barra forfora barra parmigiano, non si è ancora capito bene cosa. E dobbiamo andare teoricamente alla città che si chiama Tecnopoli. Perché? Boh. Però dobbiamo andarci. Ah, Cristo Santissimo, Santissimo Signore. Come potete notare, siamo da soli. Perché Jack, dopo l'ultima sessione, ci è rimasto così male che ci ha tolto pure il saluto. E quindi. No, scherzavo. In realtà, vogliamo fare due episodi con qualcuno finché sarà possibile. E due episodi da soli, così almeno non vi facciamo la carrellata di tutta la gente. E poi chiudiamo tutto da soli, perché sarebbe poi una cagata pazzesca. Se volete comunque proporre. Facciamo. Qualcuno spiega a Bisharp come si sistemino i livelli dei Pokémon. No, davvero, mi devi spiegare come si possano allenare i Pokémon in una roba del genere. Aspetta, ti faccio uno spoiler. Non Non si si può. può. Perché seriamente te li trovi o al tuo livello o a 5 livelli più alti. A caso. Boiardo, sei proprio tu, purtroppo. Certo, è un piacere rincontrarla. Cosa ci fa qui? Sono venuto a fare delle ricerche, con me ci sono mia figlia Luis. Luis è un nome un po' da maschio, nel senso se avesse messo la E finale sarebbe stata Louise. Ecco, io da femmina. Cosa ci nascondi, Luis? E Trini, un allenatore di Pokémon molto famoso. È un artista. Vi vorrei presentare questo ragazzo, si chiama Boiardo, ha da poco cominciato un viaggio. Già, è stato proprio il professor Stewart a regalarmi il mio primo Pokémon iniziale. Ciao Boiardo, piacere riconoscerti. Mi chiamo Trini e sono il campione della Lega Pokémon di Fento. Sul serio, papà, non mi avevi mai detto che Trini era. Ah, Dio! Cioè, il campione, l'allenatore più forte di tutta la regione. Mi sono dimenticato. Minchia. C'è la mamma puttana. Comunque delle faccende da sbrigare, purtroppo devo lasciarvi. Tranquillo, tranquillo. Piacere aver fatto la tua conoscenza, Boiardo. Aspetta, Trini, vengo con te. Bene, Boiardo, sei una sola io e te. Che ne dici di una lotta per conoscerci meglio? Un tempo ci si salutava prima di E fare certo, lei parte con certe Meryl al cose. 700, già che ci sei. Alla fiera dell'est. Per due soldi, un hack di merda mio padre comprò. Che schifo il cheater. Cosa avremmo mai ottenuto tramite un mio script? Andiamo a scoprirlo? Sì? No, no, è Natale anche per me. Guarda quante caramelle che ci ha portato Babbo Natale, siamo dei bimbi bravi. No, sinceramente, li porto al 10, perché altrimenti non riescono a resistere un cazzo. Fai anche 11. No, no, 10 va bene. Perché altrimenti veramente non si può e sinceramente dovrei stare qua a farmare ore e ore. La serie non andrebbe più avanti, abbiamo tante altre cose da fare. Anzi, è pure probabile che questo episodio sia pure più breve del normale. Ciao Meryl, ora ti spacco la faccia. No, no, ma prego, prego. Fottiti! Vaffanculo! Wow, la squadra di Pokémon è veramente. Complimenti, a volte. Sì, ok, dai, vai a fanculo. Te da poter sconfiggere i Pigliamonsoldi. Cosa? Cos'è? Ma Aspetta, 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 aspetta. rifallo un attimo. No, ma penso che ormai sia comparsa e fine, ma quanto cazzo sono grandi le aree? Che altro sono molto 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 dispersive. Già, perché il mapping già fa schifo di suo. Siamo usciti da questo bosco di bellezza. Percorso 4. Che bello questo mapping! Un'opera Vedi d'arte. quel laghetto poligonale. Allora, adesso ci hanno detto. Ma che cosa vuol dire? Aspettare 10 anni per far uscire un hack? Almeno fatta di merda, ma esce. Sì, però non così di merda. Un mostro di merda. Tecnopoli! Ci balla la tectonic qui dentro. Allora, che facciamo? Esploriamo? Cosa vuoi esplorare? Che c'è lo schifo e basta. Ma chi sei? Non t'ho mai visto da queste parti.
Sei da poco? Minchia, questo qui è Ferrugipoli. Bene, abbiamo capito, ciao. Allora, 10 euro che ci sarà il maestro che ci darà rapido artigli. E infatti. Tac, adesso mi date 10 euro tutti e 1000. Oh mio Dio, no, che caso. Ah. Ciao, vediamo un po'. Palestra poi di tecno. Fedra, amante del tipo buio. E non abbiamo niente per contrastare bene, ma chi se ne fotte? Andiamo! Ah, ecco perché è buio, perché sai, la palestra di Rudy, quando ci entri la prima volta, c'ha la roba che devi tipo usare flash, no? E allora, quindi è buio. Perché deve farti paura, no? Tra l'altro con i cintura nera e le combat girl che usano i Pokémon di tipo buio. Io non ho parole. E qua ci sarà il nostro Rudy. No, anzi, mi tengo la sorpresa per dopo. Non dirmi niente. Adesso mi ricarico i Pokémon. Prendo un attimo di pausa perché altrimenti il mio cervello esplode. E andiamo avanti. Andiamo, andiamo. Attenzione, ci siamo, eh. Lo so che non siamo pronti per questo. Me lo sento. Ciao Petra, tutto bene? Petra, Pedra, no. No, praticamente Petra e Rudy hanno fatto scambio di palestra. ma no, aspetta, ho capito anche il nome fuori dalla palestra. Petra, Fedra. I have a Petra, I have a Fedora. Fedra! Sono Fedra, la capo palestra di Tecnopoli. Attacco senza che tu te ne accorga. Ho una velocità micidiale. Hai ancora intenzione di sfidarmi? Fammi vedere cosa sai fare. Urlano con grido di lotta, però... no. Cosa ne pensi di Umbreon? Che l'ho avvelenato. Un consiglio. Per migliorare. No. Sì. Era per portarmi a livelli abbastanza alti. Però non è possibile. Quantomeno alla pari con lui. Dai, stai zitto, stai zitto. Bella merda. No. Ah, però l'ho scottato. Oh, ce l'ho fatta! Con la medaglia buio ci obbedirono tutti i Pokémon anche livello 30. Può usare flash ed usare la macchina tecnica sgranocchi. Che non potrà imparare nessuno, come al solito. È gran fisico, possono imparare, qualcuno può imparare la prova. Mi raccomando, è meglio farle uscire subito piene di bug, errori e cagate varie che non attendere. Che dito nel culo che stacca. Bene, non sto neanche ad esplorare perché tanto qua è chiuso, la città è Ferrugipoli. Quindi noi facciamo una cosa intelligente e ci leviamo direttamente dai coglioni, perché è quello che ci interessa fare. E adesso che siamo al percorso 5, ne approfitto per dirvi che voglio morire. Ci vediamo la prossima volta. Ciao amici.